immagino come uno spazio tuo autogestito, quindi... Bene, io sono arrivato a Calcata nel 77 perché un amico c'aveva a casa, era venuto perché voleva trovare una casa fuori Roma e questo amico era Corrado Nofri, pianista, con cui suonavo già, c'avevamo un quintetto di jazz che si chiamava Spirale e a un certo punto, soprattutto Corrado Nofri e Riccardo Romei, ma con la collaborazione di tutti, fondammo questa banda grande, un'orchestra quasi, no? Solo che suonavamo in piedi invece che suonare seduti con le orchestre. E niente, poi le cose andarono avanti e praticamente a un certo punto Corrado partì per l'America insieme a Lidia, che è la madre di Edu, e Corrado il padre, e noi prendemmo il loro posto a casa loro, perché a Roma non si trovavano posti in affitto, poi qui ci sembrava molto bello, era raccolto, c'era vita paesana, c'erano tanti vecchietti allora, tanti vecchietti amici con cui avevamo buoni rapporti. E quindi ci spostammo qui, la vita cambiò un po'. Questo è metà 77, anzi 77 proprio, forse pure 76, non mi ricordo bene, però insomma mia figlia è nata nel 78, quindi un anno, 76, metà 76. E niente, eravamo abbastanza colpiti, il posto era bello, ci piaceva, e eravamo giovani, senz'altro, e venimmo qui, che comunque in casa di Corrado ci abitava ancora Massimo Pastorello con Caterina, che era un violinista, suonava il violino nella Fall Magic Band pure lui. E beh, prima c'era stato lo sviluppo di questa orchestra, abbiamo suonato in giro, Festival del Jazz, Festival dell'Unità Nazionali, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, era un po' difficile mantenere un'orchestra in piedi e quindi piano piano, insomma, si è sciolta la cosa. Io poi ho avuto anche un periodo in cui non ho suonato, quando vivevo qui a un certo punto ho smesso di suonare, facevo altre cose, ho fatto un muratore, ho fatto agricoltura. Sono uno dei pochi, ce ne stanno anche altri per carità, però io c'ho avuto sempre gli orti, qualche volta anche il campo, e poi facevo la raccolta delle nocciole, insomma tutte queste cose qui. A un certo punto pure con un amico di Mazzano abbiamo fatto agricoltura, abbiamo fatto i lupini, però è stata un'annataccia. I lupini che crescono pure sull'asfalto quell'anno è stata un'annataccia, però insomma. E quindi la vita era qui, era, insomma, era bella, anche perché eravamo giovani, eravamo attivi, e insomma ci si incontrava con tutti e si facevano pure le feste in piazza. Si facevano delle feste in piazza, ma così spontanee. Un giorno usciva Si Pietro, un vecchio con l'organetto, molto simpatico, e io ho avuto un buonissimo rapporto con lui, perché addirittura un anno facemmo il vino insieme. Comunista. Per lui e per noi, sì. Sì, sì, era comunista. E per lui e per noi facemmo il vino insieme. Poi una volta mi prestò un campo e venne pure a farmi vedere come si zappavano le patate. Da vecchio che era, c'aveva una forza ancora... Io sta zappa andavo, però... E comunque, niente. E chiaramente a Si Pietro con l'organetto si univano a volte uno o due chitarristi. E molto spesso veniva Roberto Ciotti, proprio con la chitarra acustica, si metteva lì,
qualche volta pure con un amplificatorino. Si metteva lì e se ballava, che poi ballava, sui ciottoli. E questo sì, 78, 79, 80, quegli anni lì. C'era abbastanza gente perché già in poco tempo si riempì. Dopo i primi pionieri si riempì, la gente si comprava casa e veniva a passare il weekend, a passare un po' d'estate, un po' d'inverno, molti venivano pure per Natale e per Capodanno, e quindi la gente c'era. Poi c'erano ancora tutti i vecchi del paese, c'erano i paesani che venivano. No, ce n'erano tanti all'epoca, c'erano tanti anziani, ma ce n'erano molti proprio. E quindi insomma se scambiavano, no? Ogni tanto l'americanetta che stava qua di fronte ci portava una pentola col sugo, un'altra ci regalava una cosa. Noi pure stavamo sempre pronti se c'avevo bisogno di un passaggio in macchina oppure quindi c'era senso della comunità, sì, sì. Sì, si stava abbastanza bene. Poi insomma eravamo, poi dopo vabbè, la situazione si era un po' parzialmente chiusa dopo un po' di anni, perché cominciavano ad esserci le fazioni. C'erano i cosiddetti VIP, c'erano i cosiddetti ricchettoni, poi c'era una grossa comunità, che non era poi una comunità, però insomma diversa gente di religione induista, shivaita, ma ci stanno ancora qualcuno, penso. Però insomma si viveva abbastanza bene e d'accordo. E c'era un sacco di gente che suonava, negli anni c'è sempre stata. Da noi, da Full Magic Band o amici, ma c'erano anche gente, altra gente che suonava, facevano altre musiche, facevano di tutto. A un certo punto poi Edu Nofri, insieme a altri, cantavano gli armonici. Insomma, esplorato un po' tutte le branche della musica, dal jazz al rock, da progressive appunto ai canti armonici. Era insomma. Rimanendo invece sulla Formage Band. Niente, era appunto da questo quintetto che si chiamava Spirale. A parte poi della Formaggi Band, all'inizio facevamo parte in tre del quintetto Spirale, anzi, uno, due, tre, in quattro del quintetto Spirale. Poi nell'ultima parte della Formaggi Band è subentrato anche il bassista Peppe Caporello, anche lui poi entrò a far parte della Formaggi Band. No, era bello perché era proprio un desiderio, non era un pensiero di lavorare, fare i soldi, no, suonare insieme, vedere che usciva fuori da una banda di 18 persone, poi con tutte le cose, con la cantante, con i percussionisti, con... guarda, qui ci sono anche scritti tutti, te li elenco. C'erano due violini, Massimo Pastorello e Rudy Baroncini. Quasi tutti cantavano, non lo dico ogni volta. C'era Nicola Stilo al flauto, che adesso è uno dei più grandi flautisti del mondo, si può dire, senz'altro. C'era Giancarlo Maurino, sassofono, che era praticamente un membro di Spirale, e c'era Sandro Satta, poi c'erano altri, Luciano De Bonis, c'era Mario Fulci, detto il Faraone,
che purtroppo è morto, c'era Sandro Cesaroni che suonava il sax baritono, e c'ero io, Gaetano Delfini, alla tromba e al trombone, in questo periodo del disco suonava il trombone, Corrado Onofrio al piano, Fabrizio Cecca e Mauro Dolci ai contrabbassi, due contrabbassi, Giampaolo Ascolese alla batteria, Alfredo Minotti, congas e percussioni, Paolo Morelli, percussioni, Lillo Guaratino, pure lui percussioni, e Lisette Miller, voce solista. Praticamente quasi tutti cantavano, comunque quasi tutti suonavano le percussioni. E che a un certo punto Giancarlo Cesaroni del Folk Studio venne a sentirci al Music Inn a Roma. Strano che Cesaroni abbandonasse il Folk Studio per una serata, però venne apposta perché ci conosceva, ci avevamo suonato già altre volte con Spirale, e ci fece fare questo disco, che poi adesso avranno distrutto le lacche pure di questo, quindi. E però, ecco, era, insomma, quasi tutti frequentavano Calcata, perché si veniva qui la domenica, una parte, magari non tutti, ma ogni volta venivano altri, insomma era molto divertente. E se suonava, io poi ci ho avuto anche più tardi, verso sarà stato l'83-84, ci ho avuto anche altri gruppi, alcune volte provavamo proprio qui, provavamo dentro questa stanza, sgombrata, con amplificatori, però erano gruppi più piccoli. E insomma era l'atmosfera, era molto bella, molto, molto libera, c'era tanta energia, soprattutto. Poi Corrado Onofrio è pure tornato dal Brasile e dice, ma perché non rifacciamo la Folk Magic Band? Però era tutta improntata su altre cose. La Folk Magic Band era una base jazz, ci aveva messo dentro cose africane, ci aveva messo dentro un po' tutto, anche facciamo addirittura, non sul disco, ma dal vivo facciamo, arrangiato chiaramente per noi, un pezzo sardo. E questa si è riformata dopo, non mi ricordo bene, lo sai, devo vedere, però vedi, ci riesci a vedere tu? Non so se da qualche parte, scusa, da qualche parte ci deve essere scritto, ma insomma era molti anni dopo, insomma si vede anche dalle facce, e c'era anche in questa c'era gente, per esempio Tiziana Picchiarelli, flautista, viveva a Calcata. E insomma Federico la Terza. Insomma c'era gente che comunque bazzicava da queste parti, anche se l'altro quando è stato aperto dopo, quindi non ci abbiamo mai suonato. E quando è finito, diciamo, l'esperienza prima del Folk Magic Band? È finita nel 76, dopo tante cose, dopo tanti concerti, 76. Sì, sì, grosso modo sì. Durava da metà 74 al 76, così, purtroppo, perché era difficile tenere insieme un'orchestra, tutta la gente. Poi in orchestra si sa, sei tanti, quindi si guadagna meno. Si è riformata, diciamo, la prima anni
si è riformata, sì, in quel periodo lì. Sì, si è riformata anche in quel periodo lì, penso, alla fine, non mi ricordo bene, alla fine degli anni 90. E qui ci deve essere scritto pure qualche cosa, ma non riesco a vederlo.